Pronti a commentare il terzo set, 25-18, 25-16, con il Spes Mentana alla battuta. Con la Morici, Sandro. Sì. La Morici che sceglie una battuta corta che mette in discreta difficoltà la formazione ospite. Può infatti contrattaccare, ma solamente appoggiare. Questo. Un po' di fortuna a beneficio dei padroni di casa, ma sicuramente disattenzione sui tre metri non adeguatamente coperti, Sandro, che consegnano il primo punto. Vedi, queste però sono palle di casa. Sono palle un po' particolari perché è stata aiutata dal nastro. Ecco, eravamo venuti anche a conoscenza, Sandro, che nel corso della settimana le ragazze agli ordini di mister Celeschi hanno dovuto subire delle defezioni causa influenze varie e disordini vari, per cui gli effetti di questa falcidia. Permettimi, allora non sono soltanto io che sono senza voce oggi. Oggi infatti sei anche tu sei un po' la mia voce in, è un in un pass, come direbbero. Vediamo questo attacco di Tommaso, che ancora una volta un difetto di copertura della zona 2 del campo. Posto 2 per lo scoramento disegnato nei volti delle ragazze ospiti, che stanno probabilmente avvertendo una certa impotenza in questa giornata un po' nera e sfortunata per loro. Andiamo a vedere come si comporta il servizio adesso. Comunque la partita ancora non è finita. Assolutamente, noi tifiamo sempre per lo spettacolo, quindi per un eventuale rientro da parte. Non fa male quest'oggi la di Tommaso, ancora una volta chiamata in causa. Vediamo se mette la palla a terra, ce la fa, scardina il muro avversario, scardina letteralmente il muro avversario e conquista Melissa di Tommaso, conquista il grande primo noi punto. L'abbiamo seguita due volte lo scorso anno, la Melissa grandissima, un braccio di quelli armati, veramente forte, di quelli armati illegali, extra ordinem, come si direbbe con un linguaggio giurisprudenziale. E c'è la palla out, questa volta scagliata dalla numero 14 della formazione Alimonti di casa, l'Alimonti. Siamo che non trova sul primo vantaggio delle volle cavi. Come nell'altri parziali, negli altri parziali, incredibile, Sandro, la periodicità di queste evenienze numeriche, di queste ricorrenze numeriche più che altro. Molto buona la difesa adesso operata da una componente della formazione. Buonissima la copertura. Non può far altro che mettere la palla dall'altra parte del campo al numero 16 delle cave, con grande pertinacia e con un block out di sicuro valore, riporta le due compagini sul piano dell'equilibrio assoluto. Siamo infatti sul 3-3, perfetto equilibrio tra queste due compagini. Ancora non funziona la ricezione delle ospiti, ma funziona invece il block out della Ciani, che quest'oggi non sta sbagliando praticamente nulla, sta sfruttando al massimo le proprie capacità tecniche. Eppure un errore c'è stato nel primo set in battuta, un solo errore al suo passivo, Sandro, al suo passivo, ma per il resto grande prestazione per vergine, quasi bellissimo questo pallone di contro tempo, ma molto ben coperto, veramente incredibili le difese, molto buona anche la difesa del libero delle ospiti, ma le padrone di casa possono contrattaccare con la mancina che prende un muro. Guardate che coperture incredibili, e adesso sparacchia out la numero 5 delle gialle, Sandro, la numero chi si trattava della Viselli, la Viselli mette la palla abbondantemente out per l'ennesima parità, 4 pari di Tommaso al servizio. No, mi ero distratto un attimo perché sono andato a controllare gli errori del incredibile prendono davvero tutto le ragazze agli ordini di Di Stefano quest'oggi. Anche questa palla viene difesa in maniera incredibile, riprova, molto buono questo colpo in lungo linea ad effetto con il polso. Ancora copertura, extra copertura, sta succedendo di tutto in senso positivo, e la palla per frustrazione viene messa
come spesso succede out. Questo è un errore di frustrazione di una sconsolata di una squadra, Tomassi, che mette la palla out. E succede questo, Sandro, quando si difende, quando viene difeso tutto l'altra parte, poi quando si attacca, però si attacca spesso out. Dicevi, scusa Sandro. Valentino, ti dicevo, nel primo set 12 errori punto, errore nel secondo set 10 errori punto da parte del Cave. E questa è la differenza che sembra, si sostanzia sulle parquet del Palace Fest di Mentana. Su 50 punti 22 errori sono tanti, troppi. È quasi la metà, quindi stiamo parlando di una percentuale, di un coefficiente di errore decisamente elevato. Troppo morbida su questo appoggio la numero 5, Allegretti, la capitana della formazione ospite, troppo molle sul pallone. Di conseguenza, settimo punto per un muro, poi tra l'altro che sta scegliendo molto bene il suo timing di ascesa, ma gli errori sono più dalla parte delle rosse. Punteggio di 7 ancora, a 4 più 3. Ancora un errore in ricezione. Molto brava, sfortunata, la palla non passa, non riesce a superare il nastro. E questa volta la palla viene toccata out per un pronto 7 a 5. Comunque cercano di non mollare la presa, Sandro, le ospiti, per cercano, non farsi distanziare definitivamente. Cercano di restare in partita. Aggrappate con proprio con le unghie al match. Battuta al salto, molto buona questa volta della Tomassi, che con una battuta floating mette in difficoltà, salto floating, mette in difficoltà la ricezione avversa, portando le proprie compagne e se stessa quindi sul 7-6. A meno 1, 7-6. Attacco della Morisci. Buonissimo il muro adesso della Mazzoni. Sempre lei, Sandro, quinto muro vincente, se non vado errato, della Mazzoni, davvero strepitosa in questo fondamentale di difesa. La centrale agli ordini di Mister Celeschi. 7 pari. Ancora servizio da Tomassi. Difficoltà ricettiva, la palla non, per poco non tocca la struttura, il tetto della struttura, e c'è l'erroraccio adesso confezionato dalla numero 10 della formazione di casa. Stiamo parlando della Morici, che consegna il primo timeout tecnico. Per la prima volta timeout tecnico in vantaggio 7-8 il Volley Cave. Ecco, questo è un rilievo statistico di sicuro valore, Sandro, che avvalora il tentativo di rimonta che sta cercando di mettere su la formazione ospite dello Spes Cavo, già abbondantemente sotto per 25-18, 25-16, e questo è lo score relativo ai primi due parziali di gioco. Ma in questo terzo parziale sta cercando di rialzare la china, di risalire la china, scusate, rialzare la testa, per cui cercando di imporsi per mantenere vive le speranze di raggiungere quantomeno i due punti per quanto riguarda la graduatoria generale, che sono i due punti che porterebbero sul 3-2 eventualmente le ospiti. Ma stiamo parlando troppo di futuro avveniristico a questo punto, visto come stanno andando le cose nelle more di questo terzo parziale. Al servizio ancora una volta la numero 16 Tomassi, che con il suo colpo mancino prende tutto il tempo a sua disposizione per effettuare un servizio, anzi il suo destro, scusate, è una destrorza o destrimane che dir si voglia. Molto buona questa copertura per il pronto attacco delle ospiti, che non vanno a segno. Molto intelligente questo colpo cercato, ma non è trovato, meglio che non va a buon segno, ma c'è l'errore. No, la palla viene giudicata toccata, la palla segnata dalla numero 11, la Riccardelli, viene giudicata toccata dalla Mazzoni, probabilmente che si rammarica per questo tocco evidentemente avvenuto, perché le proteste non sono state così evidenti, evidentemente il tocco c'è stato. Pallonetto adesso nella zona mediana del campo, non trovato da parte di una componente dell'attacco della formazione ospite. Deve cambiare mano, anzi con due mani cerca di mettere la palla dall'altra parte del campo, la famosa piazzata. Piazza la palla, ma non trova Allegretti.
Ancora free ball, vediamo come vanno le cose. Buonissima questa schiaccia, la palla tocca il soffitto, no, non lo tocca per un pochissimo. E come la palla tocca l'asticella, se non andiamo errati, ancora Viselli, si muove. Viselli, errore. La Viselli, avendo toccato la struttura dell'asticella, consegna il nono punto, Sandro, alle ospiti che cercano di rimediare a due parziali giocati davvero male. Facile, facile, ancora una volta la Ciani al suo ennesimo punto, ancora una volta mette la palla a terra con uno schema di veloce al centro di primo tempo, di sicura efficacia, Sandro, molto efficace. 14° punto per la Ciani, che sta diventando la match winner di questo incontro. 13 per la Mazzoni e 13 per la Mazzoni, si dividono, diciamo, la graduatoria di vetta queste due atlete. È molto buona adesso ancora una volta la Mazzoni, che con una fast raccoglie il suo ennesimo punto. Sandro, si alza il tifo della formazione ospite di molti, molti componenti, molti elementi giunti qui a Mentana. Le due località non distano molto, Sandro, quindi facilmente, insomma, non credo siano molto distanti le due cittadine. E pizzica la palla adesso la Mazzoni, ma non mette la medesima sfera a terra. Per il pronto contrattacco che chiama in causa la Di Tommaso, che mette la... incredibile questa difesa, incredibile. Stanno difendendo tutte le ragazze di Stefano e si permettono il lusso anche di attaccare e mettere in difficoltà la difesa avversaria per un contrattacco che dà segno, incredibile, della numero 14 Lali Monti, Sandro, che sta anche là salendo in cattedra. Incredibile le difese delle gialle, Sandro. È una squadra che difende tanto, è uno dei pregi di Alessandro Di Stefano, creare le squadre. Primo obiettivo, non prenderle. Non prenderle, quindi molto molto poi impostate sulla difesa. Non sbagliare in battuta. E insomma, la squadra ben ben contenuta. La palla è out, purtroppo, per la Di Tommaso. La palla è out, non esce di molto, ma evidentemente esce polveri bagnate per la ragazza in questo momento in maglia rossa. Sbagliare le palle in questo momento è importantissimo, non sbagliare, perché ogni punto potrebbe valere o un rientro in gara o una vittoria. Ma ci pensa la Mazzoni, sempre lei, incredibile la Mazzoni, Sandro, come sta tenendo a galla le speranze delle cave. Possiamo dire, senza nulla togliere alle altre ragazze, che si è caricata tutto il peso della squadra sulle spalle, questo va detto con estrema sincerità. Ancora una volta questo schema di fast che va a segno con un incrocio al limite del rettangolo. Quando hai la ricezione buona, puoi fare quello che vuoi. Senza dubbio la ricezione porta a un palleggio misurato per l'attaccante terminale. È questo il gioco forza, il sillogismo che solitamente avviene quando la ricezione funziona. Vedete com'è approssimativa ancora una volta la risposta in ricezione, ma non è approssimativa invece il colpo scagliato da posto 2 da Lali Monti, che mette ancora una volta, incrociando il colpo, la palla a terra. Doppio vantaggio, Sandro, 13-11. Sembra due. Un po' ripetersi il leitmotiv che ha governato le prime due frazioni di gioco. Sembra ripetersi. Però mi sembra più combattuto questo terzo. Decisamente, set. Stanno vendendo più. Vediamo cara la pelle. È una mia impressione, o se c'è una ancora reazione. Ancora volta questa difesa che però non può sortire effetto alcuno, in quanto questa volta la Di Tommaso ha cercato un colpo profondo di giustezza, direi. Molto ben sì. Tirato, Sandro, senza potenza ma con grande effetto, con un gioco di polso di sicuro valore. Infatti lo 13-12, lo tentativo di difesa, cave alla battuta, l'attacco dal centro della Livorno. Zavorrata questa schiacciata della numero 11 la Pochini, che zavorrata a terra. Si alza poco e viene prontamente battezzato dal binomio murario
costituito dal fronte avversario difensivo. E si ritorna a più 2, 14-12. Con c'è la una difficoltà di ordine oggettivo quest'oggi. Vedete questa, anche questa veloce al centro, non ben ottenuta. Vedete la copertura anche tardiva della numero 9, la Cornolò, la numero 9 se non vado errato, Sandro? Sì, chi era? La 1. 11. La 11. La giocatrice Riccardelli. No. Riccardelli delle gialle ha fatto il punto, le gialle sul muro della numero. Sì, però chi è che non ha difeso? Dice, era la numero. Devo rivedere la formazione in campo. Per allora ti dico io che era la numero 9, che non è riuscita a coprire il colpo d'attacco della formazione avversaria. Esatto, l'attacco era della Riccardelli. Riccardelli, però la Cornolò non è riuscita a tirare su questa palla. No, cioè non è riuscita a battezzarla, a difenderla, non facendo il passo avanti che permette poi di coprire appunto la difesa e permettere di tirare sulla palla. Questo non è successo, per cui 15-12, Sandro, più 3 ancora una volta, non perdono il proprio animo. Ha un punto dal time out tecnico. Il punteggio è severo, ancora una volta la palla non passa, la palla spinta dalla Di Tommaso non passa. 16-12, no, ennesimo, non ci siamo, ennesimo time out tecnico che va a interrompere una serie di punti pari a 3, una consecuzio di punti pari a 3, per cui Sandro si viaggia per l'ennesima volta con il vantaggio di più 4 per le ospiti, per le ragazze di casa nei confronti delle ospiti. Ci aspettavamo una partita decisamente più equilibrata, Sandro. Probabilmente gli infortuni oppure gli inconvenienti fisici o sarà la tua domanda a Remo. Per Remo forza Cireschi. Devo senz'altro sondare quali sono state le cause che hanno poi cagionato questo tipo di situazione in campo. Probabilmente, come ci dicevano anche dei tifosi, i problemi sono stati di ordine fisico, Sandro. Perché sì, altrimenti non si spiegherebbe questo basso rendimento delle ragazze allenate da Celeste. Al di là dell'incontro di questa sera, bisogna applaudire le ragazze del Cave, neopromosse in B2. Davvero, davvero compatte. Bella squadra, noi l'anno scorso ci ha meravigliato. Io non c'ero lo scorso anno, quindi non posso dire come si sono comportate. Ecco, molto buona questa reattiva, questa difesa del libero. È un po' la Di Tommaso con il pugno, può solo mettere la palla dall'altra parte del campo. E non c'è copertura. Molto lenta la numero 11 Pochini, che non riesce a tirare su con il dorso della propria mano la palla. Ha disturbato l'azione del suo libero. Ha disturbato, che era l'elemento deputato invece a dover difendere quel pallone. Molto buono questo stacco. Grandissimo adesso il salto della Di Tommaso. Un allungo pauroso quasi da saltatrice in alto. Abbiamo visto che stacco, che razza di stacco del quale è stata capace la Di Tommaso, che quest'oggi un po' sottotono. Vediamo se si rifà in queste ultime fasi del terzo parziale di gioco. Molto buono questo muro passivo. Free ball. Buonissimo questo schema al centro della numero 16 Tomassi, che mette la palla a terra e dà nuove speranze. Quindi 17-15, dovrebbe esserci un errore. C'è un errore sul tabellone elettronico, a mio personalissimo avviso, Sandro, no? È regolare. 17-14, mi ero perso. Era vantaggio di più 4. Molto lenta questa apertura, però 3. Che avviene, molto brava la Di Tommaso, bravissima. Il merito, anzi no, è la numero 11, la Pochini, se non andiamo errati, che mette la palla a terra con un lob spinto di sicura efficacia, messo in una zona di campo. Parziale di 1-3. 1-3, questa volta veramente 17-15, Sandro. Sì, era regolare perché era il 17-13, il time out tecnico 16-12. Seguiamo il punteggio, lo seguiamo istante per istante.
e siamo adesso 17:15. Siamo alle strette finali di questo match, Sandro. Ossi e siamo ancora con la nostra telecamera. Siamo con la nostra telecamera da Alessandro Di Stefano e dalle sue ragazze, in vantaggio di 2-7-0, 25-18, 25-16 e 17-15 nel terzo. Grande opportunità per risalire tantissime posizioni in classifica. Sì, andrebbero a 14 eventualmente. Vediamo la di Tommaso come si comporta al salto. Molto buono e profondo, difeso con grande incertezza. È determinante questo attacco. Vediamo come palla va. In 4. La palla è sparata alta e lunga. Ma mette la palla sotterra, la palla a rete, la numero 11 della formazione di casa, la Riccardelli, che non fa altro che accompagnare la palla verso la parte mediana della rete. Per un 17-16. Sandro. Ricordati il famoso braccetto. Il braccetto, sì, lì non ha spinto affatto la palla. Ancora di Tommaso. Questa volta accompagna la palla per lo scoramento generale dei tifosi al seguito delle cave, che si dispiacciono ovviamente per questo colpo out direttamente sul punto di battuta da parte della di Tommaso. Non mollano nulla in fase difensiva. Adesso non ci siamo, c'è uno slabbramento tra i reparti difensivi, per cui 19esimo punto, 19-16. Ahimè Sandro, la vedo dura per Cave, che ha cercato comunque in tutti i modi di allungare le sorti di questo match. Vediamo un po' se ci riuscirà. Buonissimo questo primo tempo, cercato e trovato da Tomassi, che confeziona il suo personale quinto punto. Un po' sottotono la Tomassi, così come sottotono è quasi è sottotono la prestazione della quasi omonima di Tommaso, sempre sul fronte. Molto buona questa battuta corta della Tomassi, e c'è un'intelligentissima soluzione lungo linea cercata e trovata da Riccardelli, la capitana Riccardelli, che mette le cose a posto per quanto 20 concerne a 17 la prima formazione. Più 3 questo periodico, come dici tu, più 3 questo ancora. Periodico più 3 che diventa un tormentone all'interno di questo match. 20-17 all'assalto. Buona la ricezione della formazione avversaria, e la palla è out probabilmente. Sì, se ne dispiace nonostante il conforto delle compagne, la numero 11 Pochini, che probabilmente consegna un punto sanguinario e sanguinoso alla formazione avversaria, lo regala, ma regala altrettanto, fa un bel regalo anticipando il Natale anche numero 5, Sandro, non vedo bene. Non abbiamo visto di chi si trattasse, in quanto coperti dal direttore di gara. La numero 11 era. Bravissima ancora una volta la 7, che sta marcando la differenza. Ciani, decisamente la migliore atleta agli ordini. Cambio, esce la Pochini, dentro la Moroni. 22-18, Sandro, siamo al 22-18. Vediamo se le residue resistenze delle cave potranno ancora essere messe in campo per cercare di allungare questo match. Ancora difficoltà in ricezione, ma molto buono il colpo con un block in, chiamiamolo così impropriamente, effettuato dalla numero 5, la capitana Allegretti, maglia numero 5, che sembra essere l'ultima a mollare insieme alla numero 1 Mazzoni per quanto riguarda gli elementi soggettivi agli ordini di mister Celeschi. Guardate questa sospensione, questo controtempo di attacco tra la Volpe e la centrale della formazione del Spes Mentana. Davvero difficile questo colpo in alzata, Sandro, perché la ricezione era stata non proprio felice, attaccata la rete, ma compensazione con un palleggio in hesitation. 50% alla Volpe, 50% alla Volpe, anche se non può essere assegnato il punto per metà a nessuna giocatrice.
La mia domanda è se non c'era la Volpe o se non c'era il palleggiatore. Il punto non si faceva. Il punto non si faceva. Quindi secondo me, allora, rettifica il tuo referto, Sandro, e ascrivi il punto alla Volpe. 50%. 50%. È giusto ascrivere i meriti a chi ne ha. No, il merito è davvero al 50%, ma se la Volpe non avesse governato quella palla un po' alla Lobianco, alla Benelli, alla Kirillova, Irina Kirillova, un po' mi ricordava un po' quella hesitation, quella con quel contenimento di palleggio. Forse usciva la palla, sarebbe uscita, ma viene tenuta in campo. E attenzione, e c'è il match ball. La numero 14 ancora a segno, la Alimonti. Mano di due squadre al match ball. Di 5 match ball consecutivi. Questo è il primo. 24-19. Molto scoramento proprio sulle facce delle ragazze. Agli ordini di Remo Celeschi, che non ha potuto far altro che assistere a questo tipo di prestazione. Difendono anche questa, no, la palla non viene difesa. 24-20, primo match ball annullato dalla Di Tommaso, che sembra essere l'ultima a mollare. E vediamo se cambio. Le sue compagne di squadra la seguiranno in questo tipo di volontà. Di in campo con la maglia numero 17, sempre più difficile. Vediamo un po' adesso la Mazzoni, proprio sul punto di battuta, prende la massima concentrazione prima di... Vediamo se viene il braccetto. E il braccetto! Ancora una volta la Di Tommaso. Come avevamo letto all'interno dei propri messaggi visivi che stava dando alle avversarie. È l'ultima a mollare per il pronto timeout istanziato dal direttore tecnico Di Stefano. Sandro, prontamente inquadrato adesso dalla telecamera del nostro regista Claudio Biscetti, che ci ha supportato per quanto riguarda le operazioni tecniche in questo incontro, che ha visto protagoniste, sta vedendo come protagoniste la formazione di casa dello Spes Mentana e la formazione ospite delle Cave. 25-18 primo set, 25-16 secondo set, terzo set, dopo aver già annullato due match ball la formazione del Cave, sotto anche in questo parziale per 24-21. Vediamo come si comporterà al servizio la Mazzoni, che insieme a Di Tommaso sembrano essere le ultime a mollare. Mazzoni alla battuta per il volley Cave, terzo set, come ha ricordato Valentino, siamo sul match ball. Molto buona e tesa la battuta, Sandro. Vediamo la ricezione del Mentana. Muro passivo ancora. E pronto contrattacco della... E non può forzare, giustamente per paura di mettere la palla fuori. E la palla è out! La palla è out, giustamente chiamata out dal direttore di gara. Attenzione Sandro, terzo match ball consecutivo annullato. Non sembrava si trattasse di braccetto, ma probabilmente di un colpo troppo spregiudicato. Ma ci poteva anche stare, dai. Ci poteva stare, sì. Sì, ci poteva anche molto stare. Molto coraggio ha mostrato in questo colpo d'attacco. Anche perché il vantaggio è ancora ampio. La fuciliera ampio, della formazione di casa. In quel momento 24-21, vantaggio ampio. C'hai il contrattacco dalla tua parte, quindi misura. Può contrattaccare ancora la Di Tommaso, non può attaccare al massimo. Probabilmente sfrutta il muro passivo della... Peccato, la palla è a terra. E l'incontro si conclude, Sandro, sul 25-22. Andiamo a ricordare i parziali, Sandro, prima di chiudere. 25-18, 25-16, 25-22, 3-0 per il Mentana. E noi andiamo alle nostre... Senza dubbio la migliore in campo, la Ciani per Mentana e la Mazzoni per il volley Cave. E noi andiamo a fare le interviste di rito. Arrivederci a tutti, buona serata.